Buonasera, questa sera parleremo di un poeta che è straconosciuto, conosciuto perché è un poeta di scuola. La sua carriera post mortem è scolastica. Già Agostino nel IV secolo d.C. ci racconta che nel suo corso di studi di bambino studiava Virgilio. Virgilio era un classico del IV secolo d.C. nelle scuole, già dell'antica Roma era considerato un autore classico, eppure tra Sant'Agostino e Virgilio, sì, corrono 5 secoli circa, ma insomma, non è neanche tanto, insomma. E Virgilio, poi parliamo di Dante, perché Dante nel 1000, quando immagina la Divina Commedia, nella settimana santa che precede la Pasqua del 1300, chi incontra chi per lungo silenzio parea fioco? Poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne da Troia poiché il superbo non fu combusto. Nacqui sotto io sub Iulia, ancor che fosse tardi, vissi sotto, no, sotto il buon Augusto, al tempo degli dèi falsi e bugiardi. Cito un po' a memoria perché no, ovviamente non mi va di prendere la Divina Commedia, e, insomma, vabbè, tanto poi il senso è su per giù quello, nel senso che per Dante Virgilio è una figura, è colui che lo mette dentro alle segrete cose, è colui che lo introduce, le segrete cose dell'inferno, fa da guida turistica. È un po' buffo dire che Virgilio fa da Cicerone, come battute terrificanti, spero che né Virgilio e Cicerone vengano a visitarmi nei miei sogni questa notte, ma Virgilio fa da Cicerone a Dante fino al Purgatorio, poi dice no, posso venire perché come tutti sanno gli studenti dell'Italo Regno, che non è più l'Italo Regno, ma l'Italia Repubblica, insomma, Virgilio è morto appunto al tempo dei dèi falsi e bugiardi, e quindi non ha conosciuto Cristo, non è stato cattivo, ma questo non gli permette di accedere al paradiso. Qui ci sono varie edizioni. Questa è da Oscar Mondadori, Enedema, traduzione di Luca Carari, del famoso latinista Ettore Paratore. Questa è un po' la versione mignon dell'edizione di Lorenzo Valla, che è in 10-12 volumi col testo critico a fronte. Ora già su Sallustio ho già spiegato cos'è un testo critico, no, qui non ce l'ho un testo critico. Ma Virgilio è quello che ne ha bisogno meno, ma insomma, il testo critico vuol dire che questi manoscritti dal primo secolo a.C. ad oggi sono stati copiati e ricopiati e ricopiati innumerevoli volte, quindi ci sono degli errori, quindi alcuni manoscritti riportano delle versioni che altri non riportano, e quindi il filologo deve decidere qual è la migliore. Quindi quando noi abbiamo un testo come questa edizione costa ben 12 euro, costava 12 euro, forse aumentata, ma è ovvio che qui sotto non c'è scritto nulla, si riporta al testo, uno potrebbe pensare che questo sia il testo esatto scritto da Virgilio. No. Cioè questo è il testo che ha fatto Paratore. Confrontando i manoscritti ha detto, secondo me questo è il testo migliore. Ora, siccome al 99% dei lettori, anche nei licei classici o scientifici, non interessa più di tanto l'apparato critico, e poi Virgilio è un autore che ha, insomma, è stato tramandato e curato con particolare garbo, quindi ci sono pochi rispetto ad altri autori, è un autore fortunato, quindi so, si creano meno problemi, ma comunque dovete sapere che questo non è il testo che ha scritto Virgilio. Diciamo, chi l'ha scritto? Cioè, ci dice che questo testo l'ha scritto. No, sì. L'originale, l'archetipo perduto, ha scritto Virgilio, ma dell'archetipo scritto nel primo secolo avanti Cristo, siamo nel 2019, capite? Ci sono diversi copisti che l'hanno scopiazzato e copiato, e ovviamente il copista non è che fa gli errori volontariamente, ma se uno si copia sto malloppone, insomma, qualche errore ci capita, ma il copista seguente copierà non la
l'archetipo, ma la copia dell'archetipo. Che ci avrà Gesù? Magari ci aggiunge qualche errore lui, capito? Che ne risulterà un testo un po' variato. E quindi questo è il testo non... cioè il testo che, secondo Paratore, più si avvicina al testo scritto da Virgilio. Oh, dopo questa spiegazione, che poi non è inutile, uno può leggere, dice, ah, questo è il libro, il testo scritto da Virgilio. No, ci si avvicina sicuramente tantissimo. 99, 98% sarà uguale, però c'è sempre un 2% che è soggetto a interpretazione. Virgilio, appunto, è un autore abbastanza, insomma, fortunato. Ora, poi ovviamente in ogni testo c'è la vita. Il testo della vita, che ovviamente non è qui particolarmente lunga. Ma perché non è lunga? Perché ora Paratore dà tutto per scontato, essendo un latinista, che pensa che la gente... Virgilio, chi non conosce, cioè, dal punto di vista dei filologi, la cosa è sempre molto... Però non tutti fanno i filologi, non tutti sono appassionati di Virgilio. Certo, Virgilio, chi ha fatto anche le medie, l'ha sentito almeno, l'ha fatto in prima media come epica, poi l'ha ritrovato sotto Dante. Certo, non è che poi sia un autore letto così proprio, così alla... insomma, ogni tanto a qualcuno potrebbe sfuggire. Allora, qui vabbè, c'è la vita di Virgilio, tutti sanno, come dice poi nella Divina Commedia, anche Dante lo sapeva, era nacqui, i miei genitori furono lombardi, mantuani per patria ambedue. Mantova era, faceva parte della Gallia Cisalpina. Allora, quindi anche qui sfatiamo un po' di leggende. Virgilio è un autore romano, sì, ma a Roma ci ha sempre bazzicato poco. Dovremmo dire un autore latino. Dice, la differenza qual è? È che non tutti gli autori che scrivono in latino sono di Roma. Lui era di Mantova, Seneca era spagnolo, Sant'Agostino era africano, addirittura, quindi sì, romano spiritualmente, quanto vogliamo, ma non certo romano da Roma, perché già Cicerone era di Arpino, quindi da Arpinate. Neanche Cicerone è romano, quindi. Solo Catilina era romano, di cui però insomma, gli studiosi, i romani andavano poco fieri di Catilina, andavano più fieri di Cicerone che ad Arpino. Questa è l'edizioncina del tempo in cui, del 1900, se la trovo, questa sembra un'opera dell'età fascista, anni 50, no, del 53, però... Questo è un Virgilio Tascabile, che oggi non li stampano più i Virgilio Tascabili. Come se uno... Cioè, pensate il cambio dell'editoria, no? Nel 1953 si stampava un Virgilio Tascabile. Nell'idea che qualcuno in trama si sedesse lì, tutto in latino, eh? Tutto in latino, questo è un ritratto ovviamente ideale di Virgilio. Ma è tutto in latino, ed è che Virgilio Edizione, adornando a recenti 200 edizioni, Principe, i vecchi, eccetera, l'introduzione è scritta in latino perché Sixtus Colombo, Sixtus, Recognovit Sixtus Colombo, non è un autore antico, è un autore del 50 che però ha voluto far vedere che scriveva in latino, e l'introduzione era scritta negli anni 50 in latino, perché ovviamente il latino è... Sebbene non più parlato, ma neanche al tempo di Agostino, tra lingua scritta e lingua parlata ci cominciava a essere un divario incolmabile, però il latino è stata la lingua internazionale del Medioevo. I Carmina Burana sono scritti in latino. E come oggi l'inglese, nel Medioevo un francese e un italiano si incontravano, che dovevano dire? Io, il pisano, un pisano e un bretone parlavano in latino, Dante. Quando scrive le sue opere scientifiche, le scrive in latino, De vulgari eloquentia, De monarchia, perché sono opere internazionali che, insomma, mentre la Divina Commedia, tanto devono leggere gli italiani, sono opere minore,
So che dantisti mi uccideranno per aver detto questo, ma è un'opera che Dante avvertiva più di per il popolo, se no non l'avrebbe scritta. Cioè, non è che Dante sapeva il latino. Petrarca chiama infatti le sue rime Dererum vulgarium frammenta, cioè frammenti di roba etta in volgare. Io poi scrivo cose serie come il De Africa, che nessuno oggi legge, un poema sulle guerre puniche con Scipione protagonista, ovviamente il modello è Virgilio. Modello è Virgilio, ma tutto il Medioevo, il Rinascimento, Thomas Moore, che dal nome si capisce inglese, scrive la sua Utopia in latino nel 1500, al tempo di Enrico VIII. Erasmo da Rotterdam, che come dice non il cognome, ma insomma, viene da Rotterdam, ha scritto tutte le sue opere in latino. Laus Moria, l'esaltazione, la lode della follia, è scritta in latino. Tutto in latino è scritto. Questa è un'edizione Teubner, la Teubner, Teubner per noi classicisti. Allora, questa non ha l'edizione critica, perché vabbè, comunque la Teubner è una delle case editrici più importanti per le opere greche e latine, che ha pubblicato tutto quanto può essere pubblicato in greco e latino con edizione critica, cioè le varianti dei manoscritti. Poi c'è la Oxford, ovviamente inglese, la Lebbe statunitense. In Italia ora non ce l'ho qui, ma insomma abbiamo una. È stato tentato di fare, ma negli anni. È un po' la vergogna di noi italiani, scusate se ve lo dico, perché dobbiamo ogni tanto vergognarci. Noi gli italiani non ci vergogniamo mai di niente, questo è il nostro problema. Voglio dire. Noi che ci siamo un po' spacciati per gli eredi della cultura classica, non abbiamo avuto fino alla Lorenzo Valla, che aveva iniziato a pubblicare negli anni 70-80, non lo so, una collana di classici greci e latini, ora qui faccio il pippone filologico con edizione critica, all'Oxford da un secolo, negli Stati Uniti, la Tolbe dal 1800 che pubblicano edizioni critiche di testi greci e latini. Possibile che noi non si possa fare? La Lorenzo Valla, anche perché pubblicarli tutti, occorrono anni, decenni, decenni, studiosi che vi si impegnano. Ora io parlo come se fossi ancora un filologo, in realtà insegno ormai le medie, quindi sono un filologo dismesso, ma insomma, quando ero filologo. Ora, ovviamente la Tolbe, la Oxford non hanno il testo a fronte e quindi sono in latino e quindi la può utilizzare un inglese o un italiano perché non ha si presuppone che il latino e il greco non le sa, li sa se uno fa questi studi. Però alcune, la Belle Lettres, che è la stessa cosa in Francia, che in Francia ce l'hanno, si chiama Belle Lettres, c'è la traduzione in francese, la Lebbe, che è americana, in inglese. Insomma, noi che pure abbiamo inventato la filologia con Agnolo Poliziano nel 1400, abbiamo avuto Giacomo Leopardi, niente, noi no, non ci siamo mai posti questo problema. Dicevo, questa è l'edizione Teubner del 1904 ed è ovviamente scritta tutta in latino. Tutta in latino. Anche la vita di Virgilio è scritta in latino e questa raccoglie tutte le opere di Virgilio, che non sono tantissime. Queste sono l'Eneide con le note di Paratore e di Canali, che è un grande, tradotto tantissime opere. Ma queste sono l'Eneide. Il cellulare è scatenato stasera. Questa invece è tutta opera, opera vuol dire che di Virgilio ci rimangono tre opere fondamentali. Le bucoliche, che sono l'opera giovanile, le georgiche, diciamo della maturità, e l'Eneide che è incompiuta. Ora io oggi vorrei parlare dell'Eneide perché ovviamente di tutto e di Virgilio in generale, anche perché siamo già a 14 minuti e parlare solo di Virgilio richiederebbe giornate e giornate. Allora, Virgilio, dice, vabbè, di Virgilio il più importante autore della letteratura latina e
certamente sappiamo tutto quello che ha fatto, che non ha fatto, che farà, eccetera. Scusate, non so che. Allora, farà o non farà? Ogni tanto noi siamo schiavi di questi maledetti telefoni. Dicevo che Virgilio è un autore che tutti, in realtà di Virgilio sappiamo ben poco, abbiamo qualche vita di grammatici e lo stesso Paratore ce ne parla, non è che ce ne vuole parlare poco, ma ce ne parla perché lui ci dice stesso: il testo più accreditato della figura dell'attività di Virgilio è la vita redatta dal grammatico Elio Donato nel IV secolo. Il grammatico Elio Donato si rifaceva a una perduta vita di Svetonio che aveva scritto un libro De Poetis che è perduto, perché ritorniamo sempre a quello che abbiamo detto su Sallustio, gran parte delle opere latine e greche sono andate perdute, molte, gran parte, molte più greche e latine, e quindi di Svetonio abbiamo le vite dei 12 Cesari, ma non abbiamo il De Poetis, il De Grammatici, sono frammenti. Elio Donato nel 300 d.C. la lesse e la riassunse, però giusto per farci un riassuntino da porre prima dell'edizione. E Virgilio appunto ci dice: il poeta sarebbe nato il 15 ottobre, sarebbe nato perché è sempre complicato, insomma, si dice che se alcuni fanno coincidere la nascita di Virgilio con la morte di Lucrezio, che è un po' come la staffetta, il passamano, perché Lucrezio è il poeta più importante di Virgilio. Sulla base dei consoli si presuppone, sarebbe, l'imperatore dice sarebbe, dice, no, notate che l'imperatore dice il poeta sarebbe nato il 15 ottobre del 70 a.C. Ora il condizionale è ovvio che sarebbe, dipende se le informazioni le abbiamo esatte e le abbiamo interpretate bene, perché certamente non l'abbiamo. Non l'abbiamo. Il villaggio in cui sarebbe nato si chiama Andes, però nessuno ha ben capito dove sia, è vicino Mantova, alcuni lo identificano con Pietole, ma non si sa. Testo latino recita. Recita su per giù, ci dovrebbe essere la vita di Virgilio Maroni. De vita scriptis Virgilio narraturis in primis auctoris nominandi sunt antiquissimis Lucius Varius Melissus Mecenatis Libertus, eccetera, eccetera. Quindi Lucio Vario, un certo Melisso Liberto di Mecenate, poi abbiamo anche un calunniatore di Virgilio che poi allora poete commentati su vide problema obbrectatori vitia eius persecutus est e Erennius che scrisse contro Virgilio. Abbiamo anche uno che parla male di Virgilio, ma Dio ben venga, perché ogni tanto so Virgilio se ne può anche parlare male di un autore classico. Naturalmente nell'antichità non si poteva parlare male di Virgilio. E ovviamente Donatus Calumnis Memorae, vabbè, lo venne subito tacitato, infatti l'opera di questo qui non viene citata. Quindi Novit, quindi Virgilio nasce appunto verso il 70 a.C. in questo villaggetto vicino Mantova. Mantova è una città di origine etrusca, anche se si trova nella Gallia Cisalpina, perché prima dell'invasione dei Celti la colonizzazione etrusca era arrivata fino alle Alpi, tanto che abbiamo trovato tracce di alfabeto etrusco tra i reti delle Alpi, e probabilmente nell'alfabeto etrusco discendono le rune dei Vichinghi. Ma questo sarebbe. Quindi è una città di origine etrusca, ma poi l'invasione dei Celti praticamente rende la Gallia Cisalpina, appunto si crea la Gallia Cisalpina, e quindi popolazioni celte o galli, quelli di Asterix, che popolano questo territorio che non era considerato Italia. Quindi Virgilio nasce in un luogo che non è neanche Italia, diciamo come l'Italia.
Perché l'Italia, come tutti sanno, come alcuni sanno, era nell'età romana, fino a Giulio Cesare, era poco sopra Rimini, il Rubicone. Dalle parti di Rimini iniziava l'Italia, cioè come iniziava a Rimini. E Virgilio era nato in Gallia. Infatti, il suo migliore amico era Cornelio Gallo, che dal nome si capisce, e altro grande poeta latino, Catullo di Verona, sono tutti poeti della Gallia Cisalpina. Infatti, quando Giulio Cesare dice entrerò in Italia, non è che entra in Italia dalle Alpi, entra in Italia dal Rubicone che è vicino Rimini, come è già un pezzo in Italia, no? Quando Giulio Cesare compie il passaggio dalla legalità all'illegalità e quindi fa il colpo di Stato, entra in Italia da Rimini. Perché erano appunto territori celti, quindi si presuppone anche un'origine forse etrusca di Virgilio, narra appunto che il padre era un modesto apicoltore o agricoltore, piccoli possedimenti, un tal Magio, era al servizio il padre, scusate, di un tal Magio, di cui sposò la figlia Magia, che era la madre di Virgilio. Il padre della madre Virgilio era abbastanza ricco e quindi Virgilio ereditò alcuni possedimenti terrieri dalle parti di Mantova, ma questo poi mal gliene incolse. Venne condotto a Verona, studiò nella Gallia Cisalpina, poi si perfezionò ovviamente a Roma, doveva, come all'epoca, diventò amico di personaggi importanti, Cornelio Gallo e Asinio Pollione, che erano due personaggi importanti dell'entourage di Ottaviano, che poi diventerà imperatore. Cornelio Gallo farà una brutta fine perché messo a governare l'Egitto, Augusto lo sospetterà di tradimento, di volere, e fu costretto a uccidersi. E infatti nelle Georgiche Virgilio deve togliere l'elogio di Cornelio Gallo e sostituirlo con il mito di Orfeo, Euridice e la nascita delle api. Perché non è che Virgilio sostituisce l'elogio di Cornelio Gallo perché non gli piaceva, perché Cornelio Gallo era stato accusato di tradimento. E quindi in un poema nazionale non poteva più esserci posto per Cornelio Gallo. Questi sistemi ritorneranno un po' poi nella Russia sovietica, perché, come ho già detto in un precedente video, Bulgakov, insomma, l'impero romano degli imperatori ha alcuni aspetti che riassomigliano alla sovietica. Quindi, come nelle foto di Stalin, a un certo punto c'è la foto di Stalin, quando Stalin epurava qualcuno, magari erano tutti, c'è una foto con Lenin, 10 persone, a un certo punto la foto si raccorciava e sparivano i personaggi caduti in disgrazia. E con Cornelio Gallo successe la stessa cosa. Virgilio avrebbe dovuto fare l'oratore, ma aveva una voce debole, poi era timidissimo e si dedicò alla poesia, seguendo le orme di un suo più o meno timido, certamente vissuto all'età di Cesare, meno timido poeta che si chiamava Catullo, di cui abbiamo un liber, cioè non scritto da Catullo, ma una raccolta di poesie di Catullo, che si rifaceva ai poeti greci dell'età ellenistica, soprattutto a Callimaco, ma le poesie di Catullo erano poesie a volte anche erotiche, molto scanzonate, molto libere, mentre Virgilio certamente non era di quella tempra, anche se era un gallo come Catullo, di origini galliche o celtiche. Quando ci furono le guerre civili, tutti sanno la famosa storia che ovviamente sia Cesare che Augusto pagavano le loro truppe con terre, ma queste terre andavano tolte a qualcuno e una parte di queste terre requisite da Augusto erano quelle della famiglia di Virgilio. Quindi Virgilio si trova, sto soldato romano, a un certo punto
Mirri, se lo trova in casa. Dice, Augusto mi ha dato queste terre, Virgilio ci abbiamo litigato e abbiamo rischiato che insomma, il soldato romano facesse fare a Virgilio la stessa fine che fece Archimede a Siracusa. Ma Virgilio aveva amici importanti, al contrario di Archimede di Siracusa, per un certo periodo forse gli fu risparmiato il sequestro delle terre. E di questo ce n'è traccia nelle bucoliche, Titile tuppa tulere cubansu tegumine fagi, Titilo, mentre tutti gli altri vanno a sciare le terre, Titilo ha trovato un dio, Augusto, Mecenate, Cornelio Gallo, che gli ha salvato le terre. Ma siccome Augusto non poteva inimicarsi i legionari che poi lo avevano portato al potere, Virgilio perderà prima o poi tutte le terre che aveva dalle parti di Mantova. Per fortuna sua, un etrusco, non sappiamo se Virgilio è di origine etrusca, il lato etrusco di Virgilio si indovina, non tutti sono d'accordo sull'origine etrusca, non sappiamo molto poi della vita di Virgilio perché appunto quello che abbiamo è un riassunto di una vita di Svetonio perduta. E Mecenate, che era etrusco di Arezzo, oggi la parola mecenate significa protettore delle arti, ma era un po' il ministro della propaganda di Virgilio, aveva raccolto i più talentuosi poeti del suo tempo e Orazio, Virgilio, erano i due, insomma, tipo Pelé e Maradona, insomma, quindi gli dona delle terre nei pressi di Napoli, quindi Virgilio da Mantovano diventa napoletano. Infatti Napoli è la tomba presunta di Virgilio, si trova a Napoli. E inizia con le bucoliche, poi nel periodo delle guerre, nell'ultimo periodo delle guerre civili, quando Marco Antonio preferisce l'Egitto, Virgilio scrisse un poema, Le Georgie, che esaltava l'agricoltura italica, ovviamente in opposizione alla vita degli alessandrini, qui ci riferiamo a Cavafis, che ovviamente viveva di merce e commerci. Certamente le Georgie non sono un'opera di mera propaganda, è un'opera di grande arte, però i difficili rapporti con il potere implicano dei compromessi. Virgilio dovrà, volente o nolente, sì, si dice che Augusto ma Virgilio, questa poi la prosopopea, insomma, portata avanti, amava, sì, non lo so, lo sappiamo, voleva bene, probabilmente stava simpatico, ma il potere, se uno come Augusto ti chiede di scrivere un poema, tu che fai? Dici no? No, non ce vuoi. Finisce come Virgilio nel Ponto, Ovidio, scusate. Perché Augusto non era, viene esaltato come fino al tempo del fascismo, ma anche dopo. Augusto aveva un lato piuttosto demoniaco. Una volta Marco Antonio disse: sì, vabbè, ma tu mi dici, a me mi fai la morale da Roma, che io me la spasso, bevo, mi ubriaco qui ad Alessandria, ma tu sei migliore di me. E qui ora c'è Marco, ma tu fai le stesse cose che faccio io, solo che io le faccio così alla luce del sole. E tu sei più furbo e quando fai i tuoi banchetti, il banchetto dei 12 dei che ha fatto Augusto, in cui ognuno di questi banchettanti si è travestito da Dio, questo lo cita Svetonio, che è il pettegolone dell'età di Adriano, e cita la lettera di Marco Antonio, questo fu anche il motivo per cui l'imperatore Adriano lo licenziò, perché rivelava arcana imperi, segreti di quelle cose che non si potevano dire. Quindi diceva, Marco Antonio, tu fai le stesse cose che faccio io, ma cosa mi viene a fare la morale? Ma quindi non è che Augusto fosse, Cornelio Gallo fu costretto al suicidio, il poeta Ovidio, che dopo Augusto, dopo Virgilio, è il più grande poeta di Roma, aveva avuto una liaison con la figlia Livia, credo, la figlia di Augusto, e insomma,
Livia era la moglie, non mi ricordo si chiamasse la figlia, aveva avuto le avventure, pare una congiura per uscire addirittura il vecchio Augusto, aveva saputo, visto qualcosa e Augusto lo spedì in Romania, ma essere spedito il ponte in Romania era proprio all'epoca dell'impero romano, certo le cose erano le... I trasporti erano abbastanza efficienti, ma insomma era un viaggio di mesi e morì in esilio e Tiberio lo richiamò. Quindi il potere imperiale non è un potere sempre benevolo e lui dove scrisse le Georgiche, quattro libri in cui non è una propaganda smaccata, però in un certo senso si esalta i contadini agricoltori italici rispetto agli sfrenati, cioè sembra un po' la guerra del grano di Mussolini, ma Mussolini copierà, insomma, Augusto era anche nel male ben superiore e più intelligente. E poi verrà commissionato questo poema in cui Virgilio ci impiegò 8 anni a comporre le Gioie, nel 29 a.C. le lesse a Macerata, poi dovette cambiare perché poi Cornelio Gallo si dovette suicidare, quindi dovette anche rifarla un po', e gli viene commissionato questo poema che lui porterà avanti fino alla morte, ma non riuscirà a finire. Virgilio, infatti, questo poema. Iniziamo un po' a parlare del poema, è ovvio che il modello è certamente Omero. Omero perché racconta, tutti, sto dicendo le banalità, racconta, parte si ricollega alla guerra di Troia e parte si ricollega alle vicende di Ulisse. Enea è certamente un eroe che si sdoppia in due, nei primi sei libri è Ulisse e negli altri sei libri diventa Achille. E anche questo è piuttosto strano. In questo libro ovviamente si predirà un imperium sine fine a Roma, si dirà, si esalterà nel sesto libro. Era il dovere, doveva farlo Virgilio questa cosa, doveva farla. Quindi questo rapporto amoroso, ah, amici, paccate di qua, non era così. Augusto era un tiranno. E questo va detto. Poi uno può stargli simpatico o antipatico, come Napoleone. Volevo fare un video su Napoleone, ma Napoleone mi occorre più tempo. Ma Augusto era un tiranno. Poi non è detto che i tiranni siano sempre malvagi, ma certamente. L'impero romano squassato da un secolo di guerre civili, a un certo punto dice tacito, i romani che prendiamoci Augusto, almeno la finiamo di scannarci tra di noi. Ma pur con tutto questo, quando Augusto dava un ordine, doveva essere obbedito. Lui gli chiede un poema sulla gloria di Roma e di se stesso. Virgilio trova una sorta di compromesso, no, non vuole scrivere un poema di 12 libri su Augusto, che sarebbe stata una cosa noiosissima e contraria all'arte, alla sua idea di arte, e quindi deve trovare un compromesso. Per questo poi forse alla fine Virgilio l'avrebbe voluta distruggere, lasciando come codicillo la distruzione dell'Eneide, ma Augusto disse no, ho speso un sacco di soldi, compiuto o non compiuto, me la pubblicate. E sceglie di non narrare esattamente, ci metterà anche Augusto nello scudo di Enea, ci saranno nel re quando Venere andrà dal marito e farà fa lo scudo sull'esempio di Achille. E ci sarà certamente l'esaltazione dell'impero romano e di Augusto come legittimo perché si scrive l'Eneide. Allora, io non dice Virgilio, io non voglio scrivere un poema su Augusto. Come faccio? Siccome la famiglia Giulia, di Giulio Cesare, dice di essere imparentato con Afrodite, che generò da Ascanio Enea,
che per secoli e secoli ha generato la famiglia Giulio Cesare, siccome i Cesari si dicono discendenti di Enea, io mi scelgo un eroe omerico, Enea, racconto una cosa un po' meno smaccatamente adulatoria, e così diciamo salvo capre e capo. Riesco a fare un romanzo d'avventura, poi ogni tanto ci dirò come l'inizio del primo libro, Giove che promette a Afrodite un imperium sine fine, poi nel sesto libro, nel mondo dei morti, incontrerà Enea, il padre Anchise, che gli esalterà le sorti di Roma, e nello scudo che la va, e quindi ogni tanto ci deve infilare dei salamelecchi per Augusto, però nessuno ci ha mai detto se Virgilio ce l'ha infilati volentieri. E nessuno credo ormai ce lo dirà mai. Si ha un vago sospetto che insomma, che ogni tanto un po' si stufasse di questa cosa. Allora, quindi lui ci lavora dal 19 avanti Cristo fino alla morte. Ma come in realtà noi abbiamo una testimonianza di come lavorò sull'Eneide, perché l'Eneide non è un testo finito, alcuni versi sono lasciati a metà, soprattutto nei primi libri, perché ora se trovassi qualcuno, perché appunto non sono finiti, quindi alcuni versi sono rimasti a mezzo. E lui non partì dall'inizio, non partì dal primo libro, scrisse un quaderno in prosa in cui aveva tracciato il piano dell'opera. Ogni libro dice: nel primo libro racconterò del naufragio di Enea, poi eccetera. Nel quarto libro di Didone ha fatto un riassuntino, e poi piano piano, dove si sentiva più ispirato, si metteva al lavoro. Quindi in realtà non inizia, cioè fatto questo riassuntino in prosa, lui inizia dagli ultimi libri. Perché dagli ultimi? Perché nei primi sei si narra della partenza di Enea da Troia fino all'Italia, e negli ultimi sei libri delle guerre tra i troiani e i latini. Essendo gli ultimi sei libri ambientati nel Lazio, lui aveva più facilità di trovare le fonti che più gli serviva. I primi sei invece, che erano ambientati in Grecia, quindi nell'attuale Turchia, lui aveva notizie, siccome Virgilio era un perfezionista, poco prima di morire, scusate, era andato a fare un viaggio in Oriente per approfondire certe sue conoscenze o lacune del mondo della geografia orientale. All'epoca non c'era Wikipedia e no, c'era internet, quindi lui era partito, però al ritorno incontra Augusto ad Atene, si sente male nel viaggio e morirà a Brindisi. Viene sepolto a Napoli, dove aveva la residenza, e il poema, lui nel suo testamento chiede espressamente che sia distrutto, ma Augusto impedisce agli esecutori testamentari di distruggere il poema, perché era il poema che esaltava la famiglia di Cesare, di Augusto, e quindi lui, quindi non ci pensava nemmeno. Quindi abbiamo un'opera che è incompiuta soprattutto nei primi libri, dove abbiamo un certo numero di versi, che ora ovviamente non trovo, perché naturalmente diversi scritti a metà, che lui avrebbe voluto rifinire, ma non ci riuscì. Certamente Virgilio, appunto, ci impiegò circa 9 anni per scrivere Giorgio o qualcosa di simile, ma Virgilio certamente era un perfezionista, ma ci viene anche il sospetto che questo contrasto tra il potere e l'arte lui lo sentisse, lo avvertisse, e quindi non riuscì a finire quest'opera. Ci ha lavorato molto, ma nonostante ci abbia lavorato molto, non ci riuscì perché poi morì abbastanza giovane, ma
non ci riuscì, secondo me, dico, questo è il mio parere personale, poi ognuno del mio parere personale se ne fa fare quello che vuole, ma non ci riuscì secondo me anche perché sentiva che c'era un contrasto insanabile tra quello che lui avrebbe voluto fare e quello per cui era stato costretto a lavorare. Ora, non è che io... Ora, su questa prima parte dell'Eneide, di questa prima introduzione, io mi fermerei qui, perché dopo vorrei entrare un po' più sul libro e l'analisi del mito di Enea. Quindi questa prendetela un po' come introduzione, visto che siamo a 40 minuti, il cane dice che ha fame e quindi io mi interrompo perché... Ubi Maior, minor cessa, ubi canis, il cane insomma è vivo, Virgilio è morto e quindi il cane ha fame. Oh, scusate questa caduta di stile terrificante, ma devo dare da mangiare al cane, quindi proseguiremo anche perché l'analisi dell'Enede sarebbe lunga. E quindi,